Ispirazione. Tomorrow super in pay. Many. This one no. Beginner. Okay. Always block. Block, okay. Understand? Per i principianti c'è il blocco delle braccia qua, la separazione della tecnica. È tutto un movimento unico, con la respirazione. Come bassa e dai. But when fighting, you do opponent coming. Quando combattiamo, se c'è l'avversario, è un movimento unico. No. E non facciamo una respirazione anomala. If this part, okay, in, for example, in, yeah, this, okay, in, no power. Non ho, okay. Non ho potenza, non ho niente. Slow, out, air, yeah, just. Okay, per buttare fuori l'aria ci impiego tempo e perdo tempo nell'azione. Can't. Okay. Non ho il tempo di inspirare e espirare in maniera artificiosa. Speed. Può essere veloce per evitare l'attacco. Impossible. Non è possibile separare le fasi. Posso soltanto respirare normalmente e parare e attaccare. Natural out. Now come natural out. L'aria entra ed esce in maniera naturale. No. All natural. No. Materialmente non c'è il tempo per farlo durante un'azione di attacco. No. Ok. L'ho preso e l'attacco è arrivato. E sono diventato molto lento. Understand? Ero molto rilassato e l'attacco è arrivato. Ero rilassato, respiravo normalmente. No. Non ci sono fasi artificiose nella respirazione. No. L'attacco è arrivato, ero impegnato a ispirare. No. Anche qua. E quindi sono riuscito a parare. Vai. This part, I explanation. No. No, questo. Maybe this one. And stop. Poi quando ho finito l'espirazione non so più cosa fare. Natural. Ben finito. Finito. Naturale. Allora l'aria entra e esce in maniera naturale. Don't stop. Non fermo la respirazione, ma la lascio continuare. Ok, understand? Oh, this part, don't forget. Questo è fondamentale da non dimenticare. And another, I will give you a technique. Ok, when pam, sometimes very tired on the way. Siamo molto, molto stanchi su questo you movimento. You have experience, maybe. Me too. Yes. Very tired on the way. In questo movimento siamo molto stanchi. So, qua this molto part, stanchi. Don't use gun. Non dobbiamo far sentire la respirazione. Dobbiamo respirare con la parte bassa. Okay. Try. Dell'addome. Do like this, ok? Here. La respirazione è qua. Fast, every breath, air out. Prima. Out. Then, in. This is long. Hi, ready? You must do. Dobbiamo provare questa, buttare fuori completamente tutta l'aria. Yeah, hi, out. Stop. Hi, in. Hi, now. How feel here? Abbiamo sollevato le spalle. You understand? Hi. Okay, next. This is correctly for me, okay? No. Wait. Now air finish, okay? This part, okay? Just relax. This part. Rilassiamo l'addome. Okay. Few air in automatic.
e in automatico un po' di aria entrerà da sola se lasciamo la bocca aperta, senza necessità di sollevare le spalle e fare una respirazione di diaframma. Out, ok? Yeah. This part, concentriamoci sulla parte bassa dell'addome. Lo rilasciamo completamente. Just this air, you can move. E con questa maybe poca aria che è entrata in maniera naturale possiamo fare la tecnica. E abbiamo quella riserva minima che ci permette di fare la tecnica successiva. E così durante tutto il kata. Very important part. Questo è fondamentale, la respirazione è la prima cosa. In the on the way for kata, if concentration, air. But energy, so non dobbiamo mai tired. Bloccare this il part, respiro durante tutto il kata. Don't like this here, okay? It's too tired. This part, e se siamo stanchi quando siamo arrivati in questo punto qua, rilassando l'addome, arriverà aria in automatico dentro, senza sforzo, e possiamo andare avanti bene nel kata. Proviamo. Now, okay, now here stop, okay? This part, relax. And now we are in. Understand? Just a little air in. So you can pam. You can move. Abbiamo la riserva d'aria necessaria per continuare il movimento senza introdurne artificialmente dal naso. Ce l'avremo già dentro se abbiamo sfruttato la respirazione con il basso ventre. Ok, when tired, many kids. In questo punto è proprio arriva la stanchezza. Okay. E un altro punto fondamentale è questo. Don't use lung. Non utilizziamo la respirazione alta diaframmatica per prendere aria prima di questo movimento. Just a little automatic air. Se rilassiamo l'addome, l'aria entrerà naturalmente e avremo l'energia, l'ossigeno per andare a fare il movimento successivo. Now, stop. Yeah, so tired. Stop. Do here, do it. Fai il movimento successivo. Okay, one more time. Now, long technique, okay? Più, put, stop. Poi fermi l'aria, stop. Fermi la respirazione. Ok, next, this is called, now, body discard, ok? Se rilassiamo la parte bassa prima di partire, just l'aria entrerà naturalmente. And now, I do it. More easy. Più semplice, il movimento diventa più semplice, più naturale. Rilasciando la parte bassa l'aria entrerà in automatico, anche se siamo stanchi, un po' affannati. Kata, start, on the way, a little bit out, in, just naturally. Now, if relax, you can do. Se rilassiamo la parte bassa dell'addome, automaticamente la bocca rimane sempre aperta e l'aria fluisce dentro e fuori. Se contraggo sotto, chiudo anche la bocca. Però nonostante questo posso arrivare stanco all'interno del kata. Emergency. Adesso è il momento di sfruttare questo, perché posso arrivare. This is emergency. È l'area di emergenza, cioè il movimento, il meccanismo di emergenza che posso utilizzare per andare avanti nel kata. Rilascio un attimo, l'aria entra e riparto. Understand? Posso. Ok. This mistake, any technique, finish. C'è un errore di questo genere nella respirazione, ogni tecnica diventa sbagliata, problematica. So, slow part and quick part, be careful. Quindi bisogna stare attenti al nesso tra le parti lente e le parti veloci. Nelle parti lente posso utilizzare questi meccanismi, tra virgolette, di emergenza. Slow part and quick part. This part, be careful. Bisogna stare molto attenti alle parti lente. Now, no bow.
Now be careful, don't stop. Adesso bisogna stare attenti a non bloccare la respirazione quando arrivo su questa chiusura qua, perché altrimenti non c'è possibilità di movimento. Ok, you know, here, open, don't block. Non blocchiamo la respirazione dopo questa fase qua, lenta. È una questione di esperienza. Se sbaglio questo sarò contrattissimo e molto lento durante la fase di uscita delle braccia. Quando sono molto stanco, non sono più riuscito a tenere il ritmo, allora posso utilizzare il rilasciamento dell'ara, del tandem. Maybe competitor many experience for. Però ci va molta pratica ed esperienza. Mistake. Non bisogna farlo vedere neanche, ovviamente. Okay.